corso francamente, ho seguito la partita dietro la sua panchina, io non so chi abbia corso di più, se lei o le ragazze, ma stasera siete stati tutti eccezionali. Sì, guarda, ho chiesto alle ragazze che dovevamo giocare con i polpastrelli, con la testa ma principalmente col cuore. Credo che abbiamo intanto la prima cosa che mi sento di dire, vittoria meritata, perché siamo stati avanti sempre tutta la gara, anche se loro hanno cercato in tutte le maniere di rientrare in gara, ma credo che abbiamo vinto meritatamente. E questo credo è una grande soddisfazione, perché mettere sotto una squadra come questa, costruita con un budget come hanno loro, credo che sia una grande gratificazione e una grande soddisfazione. Sto allenando un gruppo meraviglioso, è un po' la favola vera che si realizza, dove un gruppo di ragazze possono moltiplicare le proprie qualità, le proprie forze e riuscire a battere un'altra squadra che ha potenzialità molto ma molto superiori alle nostre. Beh, forse la giocatrice che nel turno di quarti finale era stata un pochino sotto le attese, stasera è stata invece decisiva, Shamela Hampton è stata incredibile. Ma sai, le singole ormai ci hanno abituato ad alternare un po' le prestazioni, ogni gara troviamo magari una giocatrice che fa meglio e magari altre che fanno meno bene, ma questo è proprio un po' la nostra prerogativa e la nostra caratteristica. Stasera ha fatto bene Shamila, magari altre volte ha fatto meno bene, ma fa parte del gioco, ma questa è la prestazione. Poi Shamila ci ha dato un grande apporto, ma poi è la squadra che è riuscita a tenere il campo nella maniera che volevamo. Vincere gara 1 significa trasferire molta pressione su Taranto, cosa ci aspetteremo per le prossime due gare a Taranto? Sai, noi c'eravamo con le ragazze, avevamo fatto, come dire, un patto, il nostro obiettivo era quello di ritornare a giocare a Lucca. Oggi abbiamo realizzato questo, sappiamo che torneremo a Lucca e questo è già molto per noi. Il canestro più importante della serata sia stata quella tua bomba, incredibile, appena uscita dalla panchina e subito boom. Sì, no, sono entrata in campo, ho detto adesso tiro, appena la palla devo assolutamente far canestro. E, non lo so, te la senti? Quando sei lì cambia tutto. Tu sei conosciuta più come una grande tiratrice, ma in questa squadra sei un difensore francamente sopra ogni aspettativa, sei una cosa incredibile. No. Come si diventa anche grandi difensori? Ma sicuramente con la testa e col cuore, ma difensori non si è individuali. È con la squadra che si difende, se tutte vanno nella stessa strada tutto si viene automatico. Quando sei partita in contropiede hai dato il più 16, sembrava tutto finito, invece che battaglia anche stasera. Eh sì, noi sappiamo che è Taranto, non è la ultima in classifica, sappiamo che è una squadra che è abituata a stare sotto e a recuperare, è una squadra che fa l'Eurolega, cioè, per noi è stato un buon segno anche con una squadra così. Eravamo sopra 16, loro si sono avvicinati, ma abbiamo tenuto la calma e abbiamo vinto. Avete dimostrato che il Palatagliate è un campo veramente difficile da espugnare. Avete dimostrato anche nel quarto di finale che non è impossibile vincere in trasferta, perché Ambetide avete francamente dominato. A Taranto andate con la convinzione di poter fare bene, perché poi alla fine per passare il turno bisognerà cercare di vincere almeno una a Taranto. Fuori, è vero. La cosa importante per noi era vincere oggi in casa, come hai detto, il palazzetto era, non è stata solo una bella partita ma una bella moldura umana, tutta questa gente ad aiutarci a stare in partita, lì è un'altra storia, ma come hai detto abbiamo già vinto altre partite anche durante la regular season fuori, se vuoi vincere, fare qualcosa di molto importante devi vincere anche fuori.